Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Assertività. Come no, sicuro. Solo che dovrei praticarle in modo migliore. La settimana scorsa stavo per venire alle mani con uno dei miei migliori amici solo perché mi aveva mandato a fanculo. Cose che capitano, specialmente se non stai concentrato. Concentrati, Lucas. Ho un disturbo dell'umore, forse più di uno. Ma la sostanza è che non riesco sempre a controllare le mie emozioni, oppure a incanalarle nel giusto verso, qualcosa di creativo magari, e quindi la mia vita è fatta di lunghi periodi in cui la mente sovrasta il cuore e quella sensazione di controllo, prima o poi, sfocia in un uragano. Sì, perché non sono così intelligente, sveglio o sgamato come in realtà voglio far credere. Sono un pulcino di fronte alla vita, nonostante abbia già vissuto le esperienze più forti. Come faccio a saperlo, poi, resta un mistero. Ad ogni modo, non voglio fare del vittimismo né giustificare le botte con una svista del cervello. Non è un raptus e la rabbia proprio non c'entra. C'è un elemento scatenante, di solito, questo è vero, ma poi il resto è tutto mio. Farina del mio sacco, pesci del mio lago o come diavolo lo vogliate chiamare. Sono cattivo, forse questo è il punto. Voglio picchiare i miei amici solo per il gusto di farlo. Non c'entrava nulla lei, brigadiere, si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Quante volte l'avrò usata questa scusa? Nessuna, è chiaro, altrimenti sarei in galera. Ma è per dire. Finora ho sempre represso la rabbia su me stesso, tagliandomi, bruciandomi o mangiando troppo. Poi ho cominciato a drogarmi. Dopo qualche anno ho smesso, perché anche io ogni tanto riesco a fare qualcosa di giusto. Socialmente giusto. Dopo essere rientrato nel mondo, ho cominciato ad apprezzarlo. Sembrava quasi che i miei disturbi fossero spariti. Sembrava. Invece stavano in agguato i bastardi. È bastato un evento spiacevole, una cazzata, ed eccoli di ritorno. Ricordo quel giorno come fosse ieri. Passeggiavo con una ragazza sul lungomare di Caorle. Era piena estate, un caldo pazzesco. In lontananza c'era un bambino, che si avvicinava mano nella mano con la madre, reggendo nell'altra un cono gelato. D'improvviso, un piede appoggiato male gli ha fatto perdere l'equilibrio e il bimbo è stramazzato al suolo. Niente di rotto, la mamma lo ha ripulito subito. Ma lui ha guardato il cono gelato riversato per terra e ha pianto. Dio quanto ha pianto, un fiume in piena. La madre, imbarazzata, si guardava intorno e cercava di asciugargli le guance e gli occhi, ma non c'era verso di farlo smettere. Neanche le promesse di un nuovo gelato servivano, lui voleva proprio quello. È stato allora che ho iniziato a piangere pure io. Io conosco la sensazione di delusione, forse meglio di chiunque altro. Ho sempre troppe aspettative verso le cose che mi circondano, così come accade per i progetti che realizzo per lavoro o i piani che preparo con gli amici per una scampagnata. Mi aspetto sempre troppo e poi ci resto male. Perché la realtà non eguaglia mai la fantasia. Io so cosa vuol dire volere quel gelato, proprio quello, qui ed ora. Certo, direte voi, è facile anche accettare la vita come viene. Non si può avere tutto in fondo, no? Vedrai che prima o poi il bambino smetterà di piangere e manco si ricorderà del perché lo faceva. Sì, ne sono sicuro.
Ma questo evento traumatico gli resterà in mente, forse per tutta la vita. Io ricordo perfettamente ogni brutto momento passato durante l'infanzia, l'adolescenza e via discorrendo. È la mia specialità. Volete sapere perché non mento? 13 aprile 1992. La maestra Anna Maria aveva scoperto la mia bugia e mi aveva smascherato davanti a tutta la classe. Che smerdata! Volete sapere perché non indosso gli occhiali anche se dovrei? 22 agosto 2000. Una ragazzina stronza, che mi piaceva, disse che mai si sarebbe messa con un quattr'occhi. Ne volete altre? Ho un'enciclopedia in testa. Quel giorno, quando il bambino cadde e il gelato si spappolò al suolo, io piansi per tutte le disavventure che mi erano successe, senza motivo. Ho provato una tale empatia per lui che persino mia madre si sarebbe stupita nel vederlo. Manco fosse stato mio figlio. Eppure, vedere quegli occhi rossi e gonfi mi aveva aperto i dotti lacrimali. Provai vergogna, perché un uomo adulto non deve piangere. È così che mi hanno insegnato da piccolo. È così che si faceva negli anni 90. Forse è stata proprio tutta quella repressione dei sentimenti a portarmi oggi ad essere incasinato. Questo dualismo costante che provo nella vita, forse, è la cosa più sincera di me stesso. Voglio dire che la presenza di due principi opinabili, quali sono giusto e sbagliato, si trasforma in concetti oggettivi di vero o falso, in relazione opposta tra loro. Vorrei tanto trovare una relazione di complementarità nel sistema e creare un mare grigio in cui sguattare liberamente. Ma questo dissidio millenario, questa rivalità fra le parti, questo antagonismo assoluto me lo impediscono. Vado a periodi. Oggi sto in down, domani in up. Su e giù, come sulle montagne russe. Dove voglio arrivare con tutto questo? Come sempre, da nessuna parte. Uno può leggere migliaia di libri, studiare infinite teorie e persino pregare Dio perché intervenga. Ma non cambia nulla se non si impara a conviverci. Ecco perché voglio solo parlarne, farlo sapere. Perché altri come me non si sentano soli. I tempi oggi sono più maturi. Diamoci una svegliata. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.